Eccoci, bentrovati, buon 2021, che questo sia un auspicio più che un augurio. L'anno è cominciato, diciamo, non nel migliore dei modi. Abbiamo lasciato la nostra rassegna stampa su una serie di problemi, alcune di questioni aperte, e tutti, diciamo, ci aspettavamo di certo non il miracolo cominciando il 2021, però di certo non è cominciato nel migliore dei modi, tempeste di maltempo che hanno investito l'Europa, un assalto quasi armato, anzi armato, alla sede più importante della democrazia di uno dei paesi più importanti, di una delle più antiche democrazie del mondo, che è quello degli Stati Uniti d'America, Washington, mentre si discuteva della definitiva ufficiale nomina di Joe Biden come presidente degli Stati Uniti. Mi pare che i morti sono stati 5 o 6 alla fine non vorrei dire una sciocchezza, ma insomma è stato un atto di estrema violenza. Si sono aperte decine di dibattiti su cosa è successo, su chi lo ha fatto, e poi anche alcuni dibattiti collaterali, perché in seguito a questa vicenda, i più importanti social media del mondo hanno bloccato i profili di Donald Trump e si è aperto un ulteriore dibattito sullo strapotere e ruolo dei social media nella nostra democrazia. E ciò detto, in Italia, appunto, proprio per non farci mancare niente, direi che il titolo è L'Italia, un paese sull'orlo di decine di crisi di nervi, e in questo caso sull'orlo di decine di crisi di governo, nel senso che abbiamo ufficialmente, politicamente aperto una crisi di governo. Alcuni dicono che da un punto di vista istituzionale ancora non è così, perché ci sono state solo le dimissioni di alcuni ministri e sottosegretari, il governo è ancora in carica, non si è presentato in Parlamento, non c'è stato un voto di sfiducia, quindi in linea di massima il governo ancora c'è, la crisi dal punto di vista istituzionale non c'è, però insomma tutti siamo convinti che siamo a un punto di svolta rispetto al cosiddetto governo Conte bis. E con noi riapriamo. Alla regia c'è Vincenzo Stella che come sempre ci accompagna ed è con noi a commentare, ad aiutarci e a co-condurre il programma, Domenico Monterisi. Ciao Domenico, ben trovato. Ciao Marco, buon anno e un saluto a chi ci ascolta o che ci sta guardando in video. Marco, un 2021 che è partito effettivamente col botto, ci aspettavamo di meglio, ma mi pare che le cose non vadano così bene, perché anche sul fronte del Covid le notizie non sono buonissime. La vaccinazione è partita, però i vaccini sono pochi, almeno sembrerebbe così. Fino a quando quelli di AstraZeneca non saranno, diciamo, approvati dall'EMA e con molti dubbi anche sulla loro efficacia. Leggevo oggi che che in Australia stanno pensando di non acquistare più quel tipo di vaccino e sul quale invece l'Europa ha puntato moltissimo. E di vaccini, come tu sai, Marco, abbiamo avuto modo di parlare in una bella trasmissione, sempre in diretta audio-video, con due ospiti di eccezione: Pietro Ichino, già senatore della Repubblica, professore di diritto del lavoro, insomma, noto lavorista, e l'amico Aldo Bottini, presidente degli Avvocati Giuslavoristi Italiani. Il tutto è partito da una provocazione di Chino stesso, che in una intervista al Corriere della Sera lui ci ha spiegato che era l'ultima risposta all'ultima domanda, ma come tu sai, spesso proprio in quelle domande si annidano i tranelli, i rischi della professione, in cui lui si è spinto a ritenere legittimo l'ipotesi di un licenziamento per quei dipendenti che, adibiti a determinate mansioni, evidentemente di contatto con il pubblico, diretto con il pubblico, rifiutassero, diciamo, di vaccinarsi. Di lì è nata una polemica che sta proseguendo, come tu sai, e abbiamo pensato appunto di coinvolgere il diretto interessato, cioè Ichino e Aldo Bottini, che insomma rappresenta
i giuslavoristi italiani in una conversazione con Milena Miranda, alla quale ha partecipato anche il nostro Elia, molto interessante il punto di vista di Elia, perché ha diciamo individuato altre diciamo situazioni da valutare come giuristi, che sono strettamente connessi alla privacy e quindi al contrasto fra diritto alla salute, diritto alla privacy e diritto alla prestazione lavorativa. Tanti incroci, ma come tu sai, non direi la polemica, insomma, il dibattito su questa questione sta proseguendo ancora sui giornali. Sì, infatti oggi stesso ti avrei poi chiesto appunto, proprio oggi continua ancora sul Sole 24 Ore, soprattutto che diciamo ha la tendenza ad approfondire le questioni rispetto ad altri giornali che spesso sono un po' più frivoli, sconsigliabile imporre o proporre il vaccino, c'era il contributo di Luca Failla. Io diciamo sinteticamente, vabbè, il titolo diciamo già un po' esplicita il contenuto dell'articolo di Failla che vi consiglio di leggere perché poi argomenta tutte le criticità di questa questione, è una questione importante. E, diciamo, anche sulla come dire, efficacia dei virus sarei un po' più ottimista perché per fortuna sono in campo tanti altri, c'è anche Moderna, non lo so, poi io so che in Spagna, per esempio, nella nostra regione, il secondo ad arrivare come vaccino è stato quello di Moderna, che non mi pare sia lo stesso di... Io lì poi mi confondo perché sono Ha 4 o 5. le stesse caratteristiche di quello della Pfizer, cioè è senza virus Ma attivo, ed è più o ha facile sempre nella sull'RNA somministrazione. messaggero. Sì. Comunque... Sinteticamente mi pare di capire che Bottini in qualche modo Bottini Ichino in qualche modo diceva che la sua affermazione appunto era stata eccessivamente magari enfatizzata, però poi ho letto che c'è stato anche un articolo di Bottini. Dici più o meno sinteticamente cosa ci hanno detto sia Bottini sia Ichino su questa questione, che è una questione oggettivamente di grande importanza perché si confrontano limiti, diritti e principi costituzionali che potrebbero addirittura sembrare in contraddizione tra di loro, la sicurezza collettiva e la libertà di scelta. Ma sostanzialmente erano d'accordo su quasi tutti i punti, e devo dire che forse proprio l'intervento di Elia, che ha sollecitato una riflessione sui compiti e sulla necessità di un intervento diciamo, del medico appunto faccia delle sue valutazioni sulla necessità e opportunità della somministrazione del vaccino. Su questa forse hanno avuto mo dei motivi di maggiore contrasto, perché Ichino ne escludeva la necessità, mentre Bottini era più favorevole a questa tesi. Devo dire che sostanzialmente entrambi erano d'accordo nel ritenere che in questa situazione si potesse ravvisare una impossibilità della prestazione da parte del lavoratore. Cioè il lavoratore che non si mette in condizioni di, chiaramente sulla base delle cognizioni scientifiche di questo momento, di quel momento in cui si andrà a sottoporre o meno al vaccino, appunto decidesse di non sottoporsi e avesse delle mansioni che lo mettono a contatto diretto con i colleghi di lavoro e con la platea di un pubblico che potrebbe essere, per esempio, gli astanti di un ristorante o di un bar, oppure una catena di montaggio in cui è difficile tenere distanti i vari dipendenti. Ecco, in quella situazione, quella prestazione sarebbe impossibile da rendere, e se non ci fossero alternative, cioè la possibilità di adibire il lavoratore ad altre mansioni che escludessero il contatto con colleghi o con il pubblico, allora si potrebbe ipotizzare una situazione di licenziamento per giustificato motivo.
È una tesi evidentemente che lascia molto spazio a interpretazioni diverse e infatti io ho seguito poi anche sulla pagina della radio alcuni commenti anche di altri appartenenti ad AGI che hanno rappresentato invece, hanno presentato delle loro idee differenti. Devo dire che comunque, ecco, il dato favorevole positivo è che il dibattito è proseguito anche sulla chat o sulle pagine di AGI, proprio perché evidentemente la materia, come hai rilevato tu citando l'articolo del Sole, è molto interessante. Beh, cambiando di argomento, cambiamo argomento, abbiamo appunto, prima di, come dire, infrascarci nei pettegolezzi politici nostrani, appunto, sul nostro paese che è specialista in crisi di governo oramai storicamente, nel secolo passato, in questo secolo neppure, mi pare ci sia una inversione di tendenza. Riappaiono anche vecchi nomi, non so se fa parte anche questa, una parte divertente di questa vicenda. No, continuiamo sempre sulle questioni giuridiche e che può servirci, diciamo, poi a introdurre il tema degli Stati Uniti. Facebook oggi, sempre sul Sole 24 Ore, c'è un articolo molto interessante ed è Facebook in campo i garanti nazionali per violazioni dati. Per l'avvocato generale della Corte europea, la competenza non è solo dell'autority capofila, spazio anche alle autority nazionali per contrastare l'invadenza dei social network nella gestione dei dati. Le conclusioni dell'avvocato generale della Corte europea nella causa C645/19 vanno in questa direzione, escludendo che possa essere la sola autorità capofila per la protezione dei dati a poter intervenire. Cito quest'articolo perché, diciamo, è la giungla dei social media, la giungla da un punto di vista normativo, del controllo dell'utilizzo dei dati, ma anche appunto della partecipazione o chiusura dei profili, continua ad essere un tema delicatissimo. Ne avete parlato anche voi in una ulteriore trasmissione qualche giorno fa, sempre della nostra radio, sempre sul pezzo. E però ci introduce un tema che intanto dobbiamo ritornare all'attualità, il famoso assalto che farà ancora molto parlare e che ancora lascia dei tremendi strascichi nella società statunitense, ma soprattutto anche conseguenze a livello mondiale. Le immagini dei soldati dormendo dentro il Capitolio in attesa della investitura ufficiale di Biden e le notizie di possibili ulteriori attentati o azioni violente, diciamo, non fanno do dormire sogni tranquilli a nessuno. Eppure, su questa questione, che dovrebbe essere quasi indiscutibile, anche su questa questione ci si è divisi. Abbiamo trovato il modo di dividerci, di spaccare il capello, di minimizzare. Era quasi quasi è sembrato non un assalto violento, sono morte delle persone, bene anche ricordarlo, ma anche tra i La manifestanti, scampagnata. ma è sembrata quasi una questione pittoresca. Ognuno ha cercato di leggere e di dare giustificazioni. Io, in un post che avevo scritto su Facebook, che io non vengo molto letto, non ho molti follower, però dicevo, se in Italia quelli dei centri sociali avessero occupato la Camera dei Deputati e fosse finita a botto, addirittura ci fossero stati quattro morti, forse avrebbero già chiuso tutti i centri sociali italiani e non Beh, ti staremmo tanto a ricorderai spaccare il la vicenda dei capello. Serenissimi, no Marco? Ti ricorderai la vicenda dei Serenissimi, che era ancora più pittoresca rispetto a questa, diciamo, perché c'era un carro armato fatto di, che era un carro, Certo, era un oppure certo, carro citiamo di anche gareggio. quell'aspetto lì, una cosa assolutamente molto molto meno cruenta e molto, quella sì, probabilmente folcloristica, è stata, diciamo, in qualche modo, però voglio dire, era un carro armato che camminava in una piazza. Qui stiamo parlando di un vero e proprio assalto al Palazzo del Congresso. Io, ripeto, violenti esistono. Come dire, in tutti gli schieramenti politici, però, diciamo, nessuno aveva osato fare tanto
oltretutto subito dopo un meeting del presidente degli Stati Uniti d'America ancora in carica, perché spesso si, come dire, si sottrae questo elemento, no? Cioè il presidente in carica a un certo punto, nonostante abbia perso le elezioni e nonostante tutti i tribunali del paese gli hanno dato torto, nonché tutti i governatori, anche del suo stesso partito, gli hanno rispedito al mittente tutte le insinuazioni, le bugie, perché di quello si tratta, perché è inutile, continuiamo sempre a spaccare il capello, le bugie, se i tribunali dicono che è falso e i governatori anche dello stesso partito dicono che è falso, che non ci sono stati brogli, non ci sono stati brogli, punto. Poi possiamo continuare a fare la dietrologia fino all'infinito, però diciamo la dietrologia fa male alla democrazia. E anche sulle caratteristiche degli assalitori abbiamo letto un poco di tutto. In realtà sembrerebbe che non erano i diseredati degli Stati Uniti che hanno assaltato il Palazzo del Congresso, il Capitolio. Non è questa la realtà. Sicuramente ci saranno stati anche i diseredati in quelle migliaia di persone che sono andate in quella manifestazione, ma tutto quello che è avvenuto purtroppo segnala anche il fatto che c'è una minoranza, ma molto numerosa, negli Stati Uniti d'America che continua a credere che le elezioni, nonostante sentenze, decisioni e ufficialità e Costituzione, continuino a sostenere che Ma Biden è un Marco, a presidente me questa storia illegittimo. delle elezioni americane ricorda il MES, ma io non lo so che non ho ancora capito se il MES ha le condizioni, non ha le condizioni. Cioè, qui tutti quanti sul MES hanno la loro. Renzi dice no, è un prestito come gli altri dicono no, è pieno di rischi per il paese, però non abbiamo nessuno che ci riesca a sciogliere il dubbio su che cosa effettivamente ci sia dietro questo MES e perché sia tanto osteggiato e perché, per esempio, ed è questa una domanda alla quale Renzi più volte, diciamo, interrogato, non ha saputo dare una risposta, è perché, per esempio, nessun altro paese, anche quelli non come l'Italia, ma che hanno le loro difficoltà economiche, faccio riferimento anche alla tua Spagna, non abbiano pensato minimamente di fare ricorso al MES e non hanno, diciamo, utilizzato la questione MES sì o MES no, in maniera così strumentale o comunque così importante rispetto al governo del paese. Ma l'argomento, diciamo, America, assalto, social media, ci pone un problema sulla, diciamo, gestione di queste grandi potenze della comunicazione mondiale, perché mi viene, anche se probabilmente non è diciamo proprio calzante, il ricordo di tante sentenze che quando ero un po' più giovane cercavo e trovavo di magistrati che pur riconoscendo il diritto, diciamo, dei vari acquedotti pubblici o privati di farsi pagare le bollette, non potevano comunque far mancare l'acqua al cittadino moroso. E qui, diciamo, abbiamo a che fare con un diritto di espressione che non è, secondo me, parificabile proprio per la sua immediatezza a un'intervista a una televisione, a un pezzo su un giornale, proprio perché qui si può twittare o fare un messaggio su Facebook o fare una storia su Instagram ogni secondo. E l'ultimo, diciamo, è quello che potrebbe aver ragione. E privare il presidente degli Stati Uniti di questa possibilità, evidentemente deve far riflettere. Io non sono, ovviamente non ho la soluzione. Ma mi pongo un problema di individuare chi potrebbe mai averla la soluzione, perché queste grandi multinazionali hanno un potere illimitato, scelgono dove andare a pagarsi le tasse, per esempio, no? Le pagano in Olanda perché in Olanda adesso c'è la tassazione migliore, un tempo era l'Irlanda, domani semmai troveranno un paese dove possono guadagnarci ulteriormente. Ed è un problema che riguarda invece l'intero mondo, perché poi i loro prodotti, la loro pubblicità arriva sui nostri cellulari, sui nostri cervelli, direi, in ogni istante.
e quindi crea profitto anche nei singoli paesi, in tutti i paesi del mondo. C'è anche un problema di individuare un'autorità giuridica, ed è un problema appunto, diciamo, processual civilistico, processuale in generale, di individuare un soggetto che effettivamente possa avere una competenza rispetto alle scelte che vengono poi adottate. Marco, scusa, Marco, hai l'audio? No, no, scusa se ti interrompo, però questo ragionamento che era condivisibile l'altro ieri, prima ancora che Trump facesse, che fosse, diciamo, bloccato, vale anche quando Trump vince le elezioni utilizzando i social a bestia Assolutamente, e ma abusando. No, vale anche quando la Cina però. impedisce l'uso dei social media ai propri cittadini. La Cina, Sì, insomma, ha però un questo, miliardo di... ripeto, ma non ho capito, però. Secondo me anche lì i cinesi giustamente hanno il diritto e il dovere di ribellarsi al fatto che in Cina il loro governo non è. Però la questione qui è se io, cittadino americano, perdo le elezioni o le vinco e poi uno su Facebook o Twitter, non io, Marco Micci, che non conto niente, che tra l'altro vengo censurato e bloccato sui social da 10 anni. Io e tanti altri possiamo essere censurati. Nessuno si è mai preoccupato di questa questione. Questa cosa è diventata immediatamente dirimente nel caso del presidente degli Stati Uniti, dopo che ha usato quei social per vincere le elezioni come le ha vinte, no? E perderle come le ha perse, per contestare il risultato di quelle elezioni nei modi come le ha contestate. Allora, siccome sono piattaforme oggettivamente private, perché questa, per esempio, è una cosa che viene citato spesso Dershowitz, che tra l'altro è stato avvocato di Trump durante l'impeachment, ma lui dice una cosa, per esempio, lui no, per me Twitter hanno diritto di farlo perché sono imprese private. Quello che sì non va bene è che loro si avvalgano ora non mi ricordo qual è la legge americana, c'è ha un nome, la convenzione 230, ora non vado un po' a memoria, ma potrei recuperare questa, che garantisce, diciamo così, la possibilità che Facebook non risponda dei commenti di terzi, e cioè quindi che in qualche modo è libera della responsabilità. Allora, se decide di intervenire e chiudere, allora è anche responsabile. Cioè ne fa una questione di coerenza. Secondo lui, Facebook e Twitter già da prima dovrebbero allora rispondere dei commenti di chi lascia. Io faccio un esempio molto semplice, anche da liberale, cioè. Se, come già avvenuto, ci sono commenti antisemiti sulla rete, su Facebook e su Twitter, spesso ci si è lamentati del ritardo con cui Facebook ha bloccato la Beh, libertà ma tu d'opinione del sai, Marco, neonazista è minore tu sai della che io ho libertà visto una d'opinione di Donald pagina, Trump. diciamo, che almeno in passato, soprattutto in passato, ha avuto momenti di turbolenza notevoli, e stare dietro alla gente che dice parolacce o infama gli altri è fastidioso, obiettivamente, comprendo questo tuo punto di vista. La Ma rete, la rete, la, vorrei la, la... capire se l'espressione del pensiero possa avere una limitazione da un soggetto privato che fornisce comunque uno strumento di cui ormai non Ma possiamo più scusatemi. fare a meno. È questo il tema, Ma no, eh? ma questo, ecco, su questo del non fare a meno è relativo. Io penso che non sia come l'acqua. Cioè, la questione è proprio questa. Uno può creare uno strumento di social media alternativo a Facebook. E scatenarsi con tutte le teorie razziste, Novax, teorie razziste che tiene. Cioè, alla fine dico, questo finisce per essere veramente spaccare il capello perché succede ora su Donald Trump. Io ho Ma letto anche post su scusami questo, sul Marco, fatto ti che stiamo il bambinando. dittatore coreano Scusami. c'ha il Marco, ti profilo ricordi che quando Facebook. Berlusconi aveva anzi, le ha sempre avute, quando ebbe la terza Televisioni. emittente privata, disse: ma anche gli altri se la possono fare. È perché lui aveva una situazione di monopolio tale che nessun altro avrebbe mai potuto, diciamo, competere. Alla fine il nostro sistema, come diciamo,
a livello di TV generalista è basato su tre soggetti, di cui il terzo, la 7, è molto più debole degli altri due. Beh, però Eppure esiste. gli si pose un problema che, essendo arrivato per primo e avendo un monopolio privatistico rispetto al monopolio pubblico, evidentemente aveva uno strumento da utilizzare. Non soltanto per le questioni politiche che poi sono arrivate quando è sceso anche in politica, ma anche per condizionare il mercato. Ecco perché, diciamo, è necessario che i giuristi, non italiani, ma in generale, si interroghino sulle modalità con le quali fornire un servizio che è di natura pubblicistica, perché riguarda l'espressione del pensiero, possa essere esercitato in totale o meno libertà da un soggetto privato, è un tema su cui evidentemente occorrerà, diciamo, interrogarsi. Indipendentemente dal fatto che, allo stato dell'arte, secondo me, E Facebook e Twitter avevano tutto il diritto di silenziare, Trump. no, Domenico, comprendo il confronto, però se, ripeto, se noi istituiamo una authority che interviene sui social media, avremmo da ridire poi se sull'authority per caso blocca l'attività di Facebook o Twitter per questo o quell'altro utente. Comunque ci sarebbe polemica. Perché la questione poi è invece un'altra, secondo me, ed è dove comincia la libertà di opinione e dove invece finisce. Non penso che tutto sia libertà di opinione. Se io dico che bisogna sterminare il popolo ebreo, io penso che devo essere bloccato. Se dico che le elezioni americane sono false, bisogna saltare il Parlamento, e a maggior ragione che lo dice il Presidente degli Stati Uniti d'America, io penso che sia legittimo che intanto io ti blocco. Poi vediamo addirittura se ci sono profili di reato. La notizia di oggi è che è partito il secondo impeachment. Se questa cosa andasse avanti, diciamo, ci ritroveremmo con un caso storico per gli Stati Uniti d'America. Io ricordo che la possibilità che questa cosa vada avanti c'è, perché, come giustamente segnalava anche la newsletter del mercoledì di Atlante USA 2020 dei Treccani, e non ci troviamo più solo i repubblicani che storicamente si sono esposti contro Donald Trump, cioè il certo non moderatissimo Romney o Collins, ma ci troviamo di fronte a personaggi come Cheney e McConnell che sembrerebbe che abbiano intenzione di andare avanti. Oramai Trump si comporta come un satrapo dentro il Partito Repubblicano, chi lo segue è con lui, chi non lo segue cerca di schiacciarlo. In questo senso ricordo la imbarazzante telefonata in Georgia per trovare 11.000 voti quando già tutto era stato ampiamente deciso. Io penso che siamo andati bene al di là. Tutto il poi il dibattito teorico sui social è corretto, sulla libertà d'opinione penso sia corretto, ma secondo me veniva molto prima di ciò che è avvenuto con Donald Trump, Assolutamente e che sì. io penso che diciamo questa da parte di molti è un benaltrismo. Pur di non parlare di ciò che è avvenuto, buttano il pallone, spazzano il pallone Marco, in tribuna per non l'argomento parlare di ciò che è avvenuto. Trump è tornato anche di attualità per le frasi di Renzi a proposito della freddezza di Conte nel criticare la situazione verificatasi la sera del 6 di gennaio a. Sì. Infatti, andiamo alla questione. Purtroppo leggo tra i titoli Berlusconi in ospedale, sembrerebbe che abbia avuto un problema cardiaco, speriamo non sia niente di grave. Zangrillo, ricovero urgente appunto per un problema cardiaco. Repubblica apre così, ma il titolo più importante è Zingaretti e Di Maio chiudono a Renzi, inaffidabili. Inaffidabile. Il PD senza responsabili, voto più vicino. Conte sale al colle, forse siamo a un momento di svolta. Renzi stacca la spina, secondo alcuni, diciamo, i fan del Premier Conte, tutto ha giocato sull'aspetto personalistico. Renzi Demolition Man, come titolano alcuni giornali stranieri.
Sul profilo di ufficiale di Conte è spuntata, l'ha denunciato Dago Spia, una pagina su Conte anti-Renzi, su una pagina anti-Renzi appunto sull'FBI, che però è stato immediatamente rimosso. Palazzo Chigi dice che la pagina è stata hackerata, quindi insomma, alcuni dicono che non si capisce il senso della crisi, altri ce l'hanno chiarissimo. Tutto si muove sulla simpatia, antipatia, come se fosse una questione personalistica. Del resto lo ha detto D'Alema anche, no? Sì, lo ha detto anche D'Alema, che per fortuna o per sfortuna è una terza linea oramai dello scenario politico di questo paese. Io mi chiedo a questo punto, cosa avverrà? Questo è perché tutti parlano di crisi al buio. Sembrerebbe che nessuno voglia andare alle elezioni, comprese le opposizioni, perché nessuno in questo momento sembrerebbe pronto a affrontare una tornata elettorale, soprattutto con le restrizioni del Covid. È un terno al lotto, non si capisce come si vota, quando si vota e in che condizioni, in che condizioni sanitarie si potrà E tra votare. Questo l'altro non so potrebbe portare alla se convenga partecipazione. andare a governare in questo momento, insomma. Beh, guarda, su questo invece io non sono d'accordo. Chi governa gestisce il recovery fund. Sono tanti soldi, tanti interessi e appunto fuori dal dibattito ideologico è un po' farlocco su MES sì, MES no, e questi sono E progetti veri. la ciccia è quella. È quella, e io penso che un po' dietro a questa crisi c'è questo non mettersi d'accordo su come bisogna ripartire. Io non voglio fare nessuna, come dire, dietrologia di Ripartire nel interessi senso di privati personali. ripartenza o di ripartire a fette, diciamo, di ripartire la torta. No, io non faccio questa, no, non faccio nessun tipo di dietrologia in questo senso, o meglio, io penso che gli interessi dovremmo essere un po' più nordici e un po' meno, come dire, moralisti, come purtroppo siamo noi del sud, dell'Europa. Siamo sempre molto moralisti in questo senso. E io penso che siano entrambe le cose. Ci sono interessi che poi possono essere anche assolutamente legittimi. Penso c'è un pezzo della Confindustria, i costruttori, ci sono pezzi dei sindacati, la media impresa, i commercianti, la sanità, insomma. Persino gli avvocati. E persino gli avvocati, perché sulla giustizia si gioca una partita. Allora dico, è evidente che ci sono interessi legittimi, alcuni probabilmente non legittimi. Però io penso che dietro questa battaglia in corso tra Conte e Renzi, ma in realtà secondo me non solo tra di loro, perché io mi verrebbe da dire, io penso che Conte non sia in luna di miele neppure con i 5 Stelle. E dentro il PD non tutti forse vedono di buon occhio Conte come futuro leader del centro-sinistra. D'altronde, ricordiamo, Conte è stato l'anello di matrimonio tra la Lega e il PD, però consentitemi, il sensale era Matteo Renzi. Quindi voglio dire, qui sembra che tutti sono innocenti. Tutti sono coinvolti. Non userò la parola colpevoli perché sono un sincero garantista. Però mi pare che vedremo nei prossimi giorni cosa succederà davvero. Io Fino a penso. venerdì prossimo accadrà di tutto, ma abbiamo una Sì, settimana in cui succederà cioè, tante cose. Conte, il Corriere della Sera, Conte da Mattarella per firmare l'interim, parte la sfida a Renzi. Bene, io penso che veramente ripartire con la stagione dei responsabili sia un errore. Penso che forse Renzi non ha scelto il momento migliore per aprire una crisi, ma se la crisi del coronavirus dura altri 6 mesi, alla fine allora non si può, smettiamo di fare politica, quindi mi sembra quasi un non argomento. Che diciamo nel frattempo non si sia ipotizzato prima di aprire la crisi uno scenario alternativo, qualunque esso sia. Ecco, questo penso sia responsabilità un po' di tutti. È come che tutti stessero cominciando una lunga campagna elettorale. Mi pare incredibile anche l'assenza di Lega e Fratelli d'Italia in questo dibattito. Cioè, sembra che stanno solo aspettando che passi il cadavere.
se è vero che siamo in una grande crisi e c'è un momento di responsabilità, forse quello che sta mancando ancora una volta a questo paese è un po' il centro, un centro Marco, responsabile Marco, e mi pare che delle idee. il ricovero di Berlusconi potrebbe anche avere delle conseguenze. Non so in che Nel direzione, però senso che, voglio dire, sicuramente Forza già Forza Italia Italia si mantiene su equilibri molto, molto instabili. molto instabili. Insomma, la E situazione è le completamente sirene aperta. di responsabilità potrebbero iniziare a funzionare. Sì. E, insomma, la questione è completamente aperta. C'è molta instabilità, è evidente, tanto negli Stati Uniti quanto in Italia ora. E beh, insomma, abbiamo aperto il 2021 senza farci mancare nulla. E, insomma, io, Domenico, ti Marco, chiederei a la te. nostra prossima puntata è il 22, cioè fra i 7 giorni, quindi avremo Biden ormai che dovrebbe aver giurato, sperando senza nessuna conseguenza e senza nessun atto violento. Qualcosa in più sull'impeachment la sapremo e sicuramente avremo tante notizie anche sul fronte Sì, interno. esattamente. Io veramente vorrei, come dire, auspico che speriamo che negli Stati Uniti non succeda nient'altro, perché, come dire, quando sbattono le ali le farfalle negli Stati Uniti, le conseguenze arrivano anche qua. E io ricordo che gli Stati Uniti hanno una lunga, purtroppo, e nera tradizione di terrorismo che spesso noi dimentichiamo perché la derubrichiamo sempre. Appunto nel folclorismo, nel pazzo, lo svitato, in questo siamo molto parziali, ma in realtà negli Stati Uniti c'è un tessuto molto forte di estremismo che ha prodotto il più importante, il famoso attentato di Oklahoma City, Timothy McVeigh, ma insomma anche una bomber nasceva da un sottostrato politico-culturale di un E la certo serie di tipo. attentati ai presidenti che è, diciamo, è notevole È anche. significativa, ma non solo, ma poi gli atti di terrorismo in tante altre questioni, anche minori, che noi diciamo non affrontiamo. Quindi speriamo che non succeda nulla e speriamo che diciamo questo istinto liberale che accompagna tutti noi quando viene censurato Trump su Facebook, diciamo ci accompagni in generale a 360 gradi, perché è importante. A essere sempre più liberali, diciamo, che è una delle cose che viene meno anche nel nostro paese. Domenico, niente, io chiuderei qua. È stata una puntata poco rassegna stampa e molto chiacchierata, ma riaprendo dopo la chiusura dell'anno scorso ne avevamo bisogno, forse avevamo voglia di chiacchierare più che di commentare i titoli. Qualche titolo ve l'abbiamo anche commentato. Ci rivediamo la prossima settimana e avremo veramente molti argomenti da affrontare. Grazie a tutti, grazie Vincenzo alla Buonasera, regia. ciao a tutti.